Ciao, buongiorno. Oggi mi sono divertita tantissimo nella nostra diretta, nella nostra chiacchierata perché abbiamo, vabbè, parlato di tributi, quindi abbiamo parlato di Curtis Mayfield, abbiamo passato anche dei tributi spagnoli, così come i Kansas, che invece sono questo gruppo rock britannico molto interessante e tra l'altro, insomma, grazie a voi che non li conoscevo. Abbiamo salutato anche Bizio che, insomma, dall'album che vi avevo fatto vedere, questo del tributo a Cole Porter, lui ci richiedeva il brano degli U2 Night and Day. E così abbiamo fatto, così abbiamo passato. Sono uscite tante cose carine, abbiamo chiacchierato di chi è tornato a lavoro, che bisogna reinventarsi ogni giorno, in questa anche situazione di emergenza. Abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di musicassette, abbiamo parlato di corsi di lingua, come noi italiani, insomma, andiamo all'estero, è vero che ci facciamo conoscere anche gesti, ci facciamo capire gesti, ma io dico, è anche un po' triste, no? Non imparare alcune lingue. E io mi metto dalla parte di chi è svogliato e non ha voglia di impararle, e questo non è una gran bella cosa, no? Qualcuno di voi ha suggerito anche dei corsi online, soprattutto di spagnolo, visto che stamattina abbiamo avuto tanti amici spagnoli e tanti che sono andati in Spagna e quindi hanno raccontato la loro Spagna. Dovrei promettere di imparare un po' di più le lingue, ma so che sono niente, non ce la posso fare. Comunque sia, questo era per dire che è stato bello ancora una volta stare insieme a voi e che, come dicevo, io ho fatto un po' da trade union tra voi, praticamente, e quella che è la musica, e l'ho paragonata un po' a chi va su un palco, un presentatore che non deve essere una prima donna, ma deve solo fare da trade union. E questo penso che sia il nostro canale, nel senso che non si parla di me, sì, ok, vedete me, ascoltate me, ma è per stare insieme, per far parlare anche voi. Questa è una gran bella cosa. E poi ci siamo detti che venerdì verrà postata un'altra parte della Corsica. Come sempre potete seguirmi anche sul canale Patreon, non solo radio, ma era anche per dirvi che cosa? Beh, che magari la prossima volta, la nostra diretta, parleremo anche di folk, visto che all'inizio è stato parlato di passare anche musica folk. Non so se avrò il cinturone e il cappello da cowboy, ma insomma, qualche cosa dal cilindro tirerò fuori, va bene? Intanto non mi resta che augurarvi veramente una buona giornata. Ah, solo una cosa per chi chiedesse questa collana, perché ogni tanto dicono, ma quella come si veste? Tutta stramba. Va bene, solo che questa è una delle tante cose che acquisto magari sotto Natale o in periodi particolari dai centri di disabili qui della mia zona che fanno e realizzano questi oggetti. E questo, ad esempio, era fatto con un catalogo di carte da parati e quindi realizzano un po' di cose e mi piace acquistarle per sostenere loro, per dare anche risalto a quello che loro realizzano e per aiutarli, insomma, ad andare avanti. Per cui questa è una cosa che volevo lasciarvi. Va bene, non mi resta che augurarvi una buona giornata, un buon primo maggio, ma ci ritroviamo presto. Un bacio, ciao!